Ehi là ragazzi, sono Little Blade Ninja e benvenuti al primo video ufficiale. Così per dire, al video introduttivo che faccio io sempre, della seconda nuova Let's Play che sarà fatta in contemporanea di Super Paper Mario. Ho appena registrato Super Paper Mario, ho registrato, saranno due, tre, quattro, 5 parti forse, 4-5. Quindi la mia voce è già alle ortiche, così per dire, ma cercherò di fare del mio meglio per darvi una buona performance anche nell'episodio introduttivo di questa Let's Play, che era la Let's Play che voi dovevate scegliere con la votazione. Ora, so che forse a molti di voi non piace il fatto che io voglia un certo numero di voti in una votazione, ma il fatto è che così è l'unica cosa che vi obbligo a fare, perché poi le let's play le decidete voi quasi tutte. E niente, la prossima volta ricorrerò a qualche metodo un po' più drastico per spingervi un po' a votare, perché un mio episodio riceve in media dalle adesso, dalle almeno col vecchio canale erano da un minimo di 150 a un massimo di 350 visualizzazioni ogni giorno. Quindi io mi aspetto che almeno una media tra i due sia interessato alle mie let's play tra tutti i miei iscritti. Molto interessato se lo guarda il primo giorno che lo metto fuori. Quindi quindi non so, mi farebbe piacere che una piccola parte, un quarto, un quinto del numero totale degli utenti votasse. Ho cercato di fermare, tra virgolette, nel senso, non ho accettato i voti se vedevo chiaramente che era un altro account creato su due piedi, tipo un account che esprimeva il voto e poi subito non era più disponibile. O votava, andavo a vedere l'account. Il nome era molto simile a un altro utente che ha votato le stesse cose e l'account era stato creato il giorno stesso, quindi lì c'è poco da ridere. Ne avrò mancati alcuni, penso, ma ho cercato di prendermi il più possibile. Sono arrivato a 198 voti. Alcuni hanno votato anche per messaggio privato e mi sta bene. Ho fermato a 198 perché le votazioni non potevano più essere capovolte con gli ultimi due voti. Quindi, ringrazio tutti quelli che hanno votato e vediamo i risultati. Prima la categoria giochi fuori lista. Praticamente i giochi che non c'erano nella lista. Allora, ho ricevuto una richiesta per Kingdom Hearts R-Coded, che suppongo sia l'altro gioco di Kingdom Hearts per il DS. Ci penserò su. Okami è un gioco che ho sempre visto, mi è parso bello. Ho seguito la Let's Play di Chuck Conroy, ma non fino alla fine, fino a un certo punto solo. Però mi è sembrato interessante come gioco, quindi perché no? Metroid Prime 2. Ho spiegato perché non c'erano sequel nella lista. Jump Ultimate Stars. Quello non mi ispira tanto, sinceramente. Final Fantasy 4, perché no? Anche se non ce l'ho. Donkey Kong Jungle Beat. Se non sbaglio, aveva un gameplay un po' originale. C'è anche in versione New Play Control. Non sono un grande fan dei giochi di Donkey Kong, ma perché no? Qualcuno ha scritto Super Smash Bros. Brawl, ma credo che fosse uno scherzo. O perché l'ho già fatto in sé. Kingdom Hearts 2, ho detto perché non faccio i sequel. Pikmin, che sorpresa! Ehi, hey Bob, cosa ne pensi di questo voto di Pikmin? Oh no, non di nuovo. Sì, anch'io la penso allo stesso modo. Esploratore del cielo, Pokémon Mystery Dungeon, suppongo. Ah, questo mi era già stato proposto tante volte. Ci guarderò dietro, non continuare a dirmelo. Io tengo presenti i giochi di questa lista. È ovvio che non posso comprarli così uno dietro l'altro. Vabbè, esploratore del cielo lo dovrei fare con emulatore. Vi ho spiegato perché non faccio giochi per DS. Ed Edd 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 Misadventures.
No. Mi spiace, non penso. Super Mario Galaxy ho spiegato perché non ci sono giochi di Mario. Mario Tennis originale non ce l'ho, però potrebbe essere un'idea. Cave Story. Non so, magari. Dovrei vedere un po' com'è. E a pari merito, quelli che hanno ricevuto più voti sono, sorpresa, sorpresa, Pikmin 3. Domi, so che sei sempre te che voti, diamine. No, c'era anche altra gente stavolta. Pikmin 3 non esiste per vostra informazione, almeno per il momento, ma se dovesse uscire, perché no? E Super Mario Galaxy 2, ho spiegato, è un sequel, è un gioco di Mario, quindi non sto più a spiegare. Bene, ora per i giochi, gli altri giochi. Allora, partendo dal basso, abbiamo Pokémon Channel, Mario Party 4, Final Fantasy 2 e Advance Wars 2 con 3 punti. Mario Power Tennis con 4 punti. Pokémon Snap e Kirby The Amazing Mirror o il Labirinto degli Specchi con 5 punti. Kirby Nightmare in Dream Land con 6 punti. Final Fantasy 1, Mario Smash Football e Final Fantasy Tactics Advance con 7 punti. Wii Play con 8, Mario Party 7 con 9. Wario World e Fire Emblem con 10 e anche Pokémon Trading Card Game con 10. Super Smash Bros. Originale, Pokémon Mystery Dungeon Rosso, Mario Strikers Charge Football e Final Fantasy Crystal Chronicles con 11. Mario Party 5 sul Calibur 3 con l'istoria della spada con 15. WarioWare Smooth Moves con 16. Mario Kart Wii e Kirby Adventure con 19. Final Fantasy 10 e Mario Kart Double Dash con 20. Punch Out e Yu-Gi-Oh! Regno dell'Illusione con 22. Questo gioco non è un gioco di carte, quindi per chi l'avesse votato non è un gioco di carte. Non votatelo più se non volete un gioco di carte, perché è un gioco tremendo. Era primo per le prime votazioni, io avevo paura che potesse vincere. Ma lo inserisco sempre lo stesso perché è bello avere un po' di brivido. Fire Emblem Path of Radiance 25 punti. Mario Party 8, 28 punti. Non so perché. Siete così interessati a Mario Party 8? È così richiesto, non lo so. 31 punti. Kirby 64 Crystal Shards. Purtroppo non è arrivato così in alto come l'altra volta. Zack and Vicky, il tesoro del pirata Barbaros, 32. Questo mi ha sorpreso quanto è arrivato in alto. E in effetti è un gioco parecchio particolare. E mi fa piacere che sia stato votato parecchio. Wario Land Shake Dimension con 33 punti. Qui non c'erano sorprese, mi aspettavo che sarebbe arrivato fin qua. Xenoblade 34 punti. Mi fa piacere che sia arrivato così in alto. Mi piacerebbe senz'altro fare una let's play in futuro. Ma sono contento che non abbia vinto perché una let's play alla cieca di quel gioco è un po'. Soprattutto al 100%. Perché è un gioco davvero, davvero molto. Mi piace molto, però è davvero, davvero molto ampio e molto lungo da finire al 100%, quindi. Poi abbiamo Super Smash Bros. Melee a livello 35, no, con 35 punti. Mi aspettavo di trovarlo in cima, perché mi accorgo che molti giochi del GameCube sono molto richiesti, perché da quel che ho capito sono molto rari anche adesso. Quando io ho preso il GameCube, ossia al Day One, come faccio sempre con le console Nintendo, e poi ho preso i giochi man mano, quindi per me non erano rari, erano lì. Ah, comunque, se posso fare giochi del GameCube che. Vabbè, ne ho già fatti diversi, quindi. 39 punti Epic Mickey. Ok. 42 punti Metroid Prime. Metroid Prime aveva ricevuto tanti punti all'inizio, poi sono un po' rallentati, così per dire. Adesso comunque è piazzato molto vicino alla classifica. E qui abbiamo i quattro giochi che sono parecchio vicini uno con l'altro, che sono stati i giochi più votati in assoluto. Abbiamo quarto posto, 59 punti, Metroid Other M. È stato votato, credo, anche più volte dei primi tre, solo che è stato votato spesso non come primo gioco. Quindi in sé non ha ottenuto gli stessi punti e quindi non è riuscito ad arrivare in cima alla classifica. Si vede che lo voleva tanta gente, ma non come gioco che volevano di più. Comunque è un bel gioco e non è neanche troppo lungo. Mi fa piacere che sia arrivato qui. 61 punti. Terzo posto. Gioco che ha scalato la classifica fino all'ultimo e che
quasi arrivava non primo, però secondo, c'era vicino. Monster Hunter 3, spiace, non ha vinto. E gli ultimi due giochi. Il tuo miei due giochi, il primo ottenuto 74 punti e il secondo 66. Quindi c'è un bel divario, ma vi dico che per quasi tutta la votazione erano praticamente alla pari. Soltanto che uno dei due giochi è stato messo ancora più avanti, solo che era sempre secondo o terzo, mentre l'altro era spesso primo come gioco, quindi... Quindi, il gioco che è arrivato primo è One Piece Unlimited Cruise, episodio 1. Mi spiace per i fan di Kingdom Hearts, 66 punti, è stata una bella prova. È stato anche primo per diverso tempo, soprattutto all'inizio. Mi spiace Nick, ma neanche stavolta ha vinto. È un peccato, però vabbè. Vincitore One Piece Unlimited Cruise, quindi. Grazie della votazione e alla prossima. E quindi io direi di accendere il mio Wii e di iniziare il gioco vero e proprio. Ed eccolo qua, One Piece Unlimited Cruise, il tesoro sommerso, episodio 1. Iniziamo, secondo gioco per Wii che faccio e la seconda nuova Let's Play. Che posso dire? Bandai Namco Games. Vi avverto da subito, per chi di voi volesse leggere o guardare One Piece come manga, come anime, di non guardare questa Let's Play, perché ovviamente contiene diversi spoiler. Come avete sentito, il doppiaggio è stato tenuto in giapponese, che credo sia una buona idea. Vabbè, se l'avessero fatto in italiano mi sarebbe piaciuto comunque, ma in inglese per niente. Comunque, come ho detto, contiene degli spoiler riguardo alla storia di One Piece, in un certo senso, quindi se volete godervi appieno il manga o l'anime, preferirei che non guardate questa Let's Play. Ma comunque è una vostra scelta. Per chi di voi non conoscesse, One Piece è un manga di Eiichiro Oda, che è in stampa, così per dire, da più di 10 anni su Shonen Jump in Giappone, ed è uno dei manga, degli anime più popolari di tutto il Giappone e direi di quasi tutto il mondo. Io cercherò di spiegarvi dettagli, diciamo, soprattutto sui personaggi, almeno quello che so io, e vorrei dire a chi guarda questa Let's Play, a chi conosce One Piece, di tener conto che io seguo solo l'anime, non il manga. Non ho niente contro il manga, ma mi sono detto, visto che ho cominciato con l'anime, continuerò fino alla fine con l'anime. Quindi vi pregherei di non farmi spoiler sulla storia di One Piece, dell'anime, anche se io dico cose sbagliate magari, che vengono corrette nel manga dopo il punto in cui è nell'anime, ossia io sono al punto diciamo prima del salto nel tempo, così per dire. Quindi vi pregherei di non fare spoiler a me.
E vi ringrazio tanto per questo. Comunque, avete visto, ci sono stati dei brevi accenni di gameplay e di scene video. Quindi ci vedremo la prossima volta col primo episodio ufficiale di One Piece Unlimited Cruise, episodio 1. Il tesoro sommerso, titolo ancora più lungo, lo chiamerà solo One Piece, forse. Non lo so, comunque, grazie di aver votato e vi auguro una buona Let's Play. Bye bye!